Benvenuti o bentornati sul canale, amici. Oggi, ancora una volta, parleremo di luoghi abbandonati. Più precisamente, di alcune persone che, esplorandoli, si sono trovate in situazioni piuttosto spiacevoli e soprattutto spaventose. Negli ultimi anni, l'urbex, ovvero l'esplorazione di strutture abbandonate, è diventato sempre più diffuso. L'idea di visitare luoghi con una storia inquietante per provare un brivido lungo la schiena alletta sempre più persone. A volte però questa curiosità porta a sperimentare episodi a dir poco terrificanti. Quindi vediamo subito alcune esplorazioni di luoghi abbandonati finite male. In questa clip, lo youtuber Chris Hopkins e i suoi amici vanno all'esplorazione di una base navale abbandonata, sperando di riprendere qualcosa di interessante. Subito dopo essere entrati nell'edificio, i ragazzi vengono sorpresi da un forte rumore. This looks so weird. I think it's really... Looks like a cave in over there. Oh. What the hell is that? Ma non è niente di strano, in questo tipo di edifici molto spesso si sentono rumori forti per via del vento che fa sbattere porte e finestre. Nonostante questo, visibilmente spaventati, i ragazzi escono dall'edificio correndo per raggrupparsi al suo esterno, ma presto decidono di tornare dentro per continuare ad esplorare. Il resto dell'esplorazione va piuttosto tranquillamente, e il gruppo non riprende nulla di strano o spaventoso, oltre all'inquietante base. Tuttavia, quando arriva il momento di lasciare l'edificio, qualcosa di terrificante spaventa seriamente gli esploratori. Per uscire totalmente dalla proprietà, devono attraversare un'area boscosa. Mentre camminano e parlano serenamente della loro serata, la quiete della notte viene improvvisamente interrotta da un ringhio disumano che riecheggia tra gli alberi. Make sure you don't get caught on the fence. Holy bro! Holy! I ragazzi iniziano a scappare, evidentemente terrorizzati. Tuttavia, qualsiasi cosa abbia emesso quel suono, pare seguirli. Secondo quanto detto dallo youtuber, infatti, il rumore si ripete per altre due volte e sembra provenire da dietro di loro. Fortunatamente riescono a tornare sulla strada, dove iniziano a fare ipotesi su cosa potesse essere stato. A parer mio, potrebbe essere stato un animale o peggio, un essere umano che si trovava lì e che ha voluto spaventare i ragazzi. Insomma, provate ad immedesimarvi nei ragazzi. Non è successo niente di inspiegabile o paranormale, ma sicuramente per loro deve essere stato piuttosto spaventoso. Fatemi sapere la vostra opinione. Lo youtuber Franco TV sta esplorando una cittadina abbandonata. All'inizio del video, il ragazzo spiega che è già stato in quel luogo e il container che mostra la telecamera era vuoto, ma ora ci sono delle cose a dir poco inquietanti al suo interno. Una volta calato il sole, continuando l'esplorazione, si possono sentire delle urla molto acute in lontananza. Ed è qui che le cose iniziano a peggiorare. What the fuck? It's coming from that way. Ad un certo punto, lo youtuber scorge qualcuno che sembra comportarsi in modo strano. I don't know what that's about, but there's some guy just standing out there, and they're walking towards the house. Già solo il fatto che ci sia qualcuno in una città abbandonata è inquietante di per sé, ma il fatto che cammini lentamente e in modo sospetto è ancora più spaventoso.
A questo punto non è solo Franco ad accorgersi della persona, ma è anche quest'ultima ad accorgersi di lui. Quindi inizia a seguirlo. Is that a woman? Come on. Oh my god. Fuck. This guy's literally going through the grass. Oh my god. I gotta go. Visibilmente spaventato, l'uomo fa la cosa più intelligente possibile in situazioni come queste. Chiama soccorso e si fa venire a prendere. Una volta partiti con la macchina, incontrano nuovamente lo strano individuo. What the hell? What the fuck? That's a dude. Frank! Get him! Holy shit! No, fuck that! Franco ipotizza che l'individuo fosse stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e che stesse cercando di spaventare la gente, ottenendo eccellenti risultati. Che dite? Andreste mai ad esplorare luoghi abbandonati come questi in totale solitudine? Personalmente no, non si sa mai cosa si può trovare, e credo che incontrare uno sconosciuto di cui non si sanno le intenzioni sia la cosa più spaventosa che possa capitare. Ma andiamo avanti e vediamo l'esplorazione di questo manicomio abbandonato in Corea. In questo video, la videocamera riesce a registrare strani rumori, ma è ciò che accade più tardi che è davvero strano. Nel video, mentre il cameraman cammina lungo un corridoio, si può vedere chiaramente una porta aperta. Continuando l'esplorazione in tranquillità, il ragazzo torna nell'esatto punto di prima, ma stavolta la porta è chiusa ed inizia ad aprirsi lentamente, mossa da una forza invisibile. A giudicare dagli altri elementi presenti nell'inquadratura, sembra che non ci sia vento. Ma un fenomeno del genere è facilmente ricreabile in vari modi. Quindi, cosa ne pensate? Potrebbe essere una genuina ripresa di un fenomeno paranormale, o semplicemente un trucco architettato dagli autori del video? Quest'uomo ha un canale YouTube nel quale pubblica le sue esplorazioni di miniere abbandonate e posti inquietanti. La sua clip, che voglio mostrarvi, è divisa in due parti. La prima è stata registrata nell'estate del 2013, mentre la seconda nell'estate del 2014. In entrambe, l'uomo stava esplorando la miniera abbandonata a Horton, in Nevada. La prima clip riprende chiaramente come una delle tante catene inizia ad oscillare senza un apparente motivo. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Nella seconda clip succede qualcosa di ancora più spaventoso. L'uomo infatti registra ciò che sembrano voci provenire da una radio o qualcosa di simile. There's the ore pass with all the cascading water and what the fuck is that? Cosa potrebbe essere? In molti hanno esaminato l'audio per cercare di capire cosa venisse detto da quella spaventosa voce robotica, ma mai nessuno è riuscito a dare una trascrizione certa. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere.
Bene, vi ringrazio per la visione di questo video. Spero che vi sia piaciuto e spero che la prossima volta ci penserete due volte prima di addentrarvi in strani luoghi abbandonati. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.